Posso. La maledizione degli ultimi minuti colpisce ancora. Allora il ragionamento è sulla gestione degli ultimi minuti. Era giusto salvaguardare il pareggio? C'era la possibilità di fare qualcosa in più per provare a vincere? Ma l'idea di provare a vincere noi ce l'abbiamo sempre, anche quando siamo in bassi e quando difendiamo, soprattutto poi con giocatori in campo come Di Stefano, Raimondo, che nello spazio hanno delle ottime caratteristiche. Quindi io non riesco a pensare a una gara per pareggiare, magari da affrontare in maniera diversa in base a come la vuoi impostare o la vuoi gestire, però c'è sempre con l'idea di essere anche pericolosi. Potevamo far meglio, sicuramente è stata una partita molto contratta, con tanti errori anche gratuiti, e soprattutto nel primo tempo secondo me c'erano degli spazi che potevamo utilizzare molto meglio, e quelle due o tre volte che l'abbiamo fatto si è visto, e invece eravamo un pochino col freno a mano tirato, però è capitato anche altre volte, come altre volte poi dopo magari ha avuto una reazione diversa. C'è stato un momento secondo me che potevamo far male, e poi dopo gli episodi hanno fatto la differenza. L'ingresso di Stefano ha prodotto quel momento, perché lui andava bene sulla fascia, rientrava, sono venute fuori due occasioni, una per De Boer che ha calciato alto, e quella di Casasola clamorosa, perché a due metri dalla porta, con la porta vuota, 7 metri contro 15 centimetri di palo, bisogna che fai gol. Non c'è verso, purtroppo in questo gioco quando sbagli paghi inevitabilmente, e questo è successo oggi, mi pare. Sì, anche se potevamo secondo me creare delle situazioni ancora diverse di più, però capisco anche che sia una partita molto tirata e sentita, e che ci siano anche delle difficoltà anche emotive dietro a sta gara qua. Non è la gara che volevamo fare una gara diversa tutti quanti, ma questo non voglio dire con questo che ci sia stato scarso impegno, in maniera più totale, anzi è venuta fuori questo tipo di gara. Però da questa gara, come è capitato altre volte, anche se non è mai scontato, dobbiamo avere la forza di ripartire e di trasformarla subito in motivazione forte, sapendo che ci sono altri 9 punti a disposizione, però sapendo che non è così scontato, e poi dipendiamo anche un po' dai risultati degli altri. Quello che cambia è che la Ternana era padrona del proprio destino fino a mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, adesso deve contare anche sugli altri, e soprattutto adesso è vero che in passato ha saputo sempre reagire dopo una partita andata male, adesso si fa ancora più complicato, perché immagino che il peso della responsabilità su una squadra in modo particolare molto giovane, oggi c'erano 14 giocatori in lista nati dopo il 2000, sei in campo tutta la partita nati dopo il 2000, quindi probabilmente possono accusare di più rispetto a chi ha navigato un peso del genere, anche se poi devo dire Bologa ha inserito, un ragazzino ha inserito in squadra, ha fatto il suo. Sì, fatto bene anche secondo me, poi ha avuto i crampi, però ha fatto bene. E non penso che sia il momento di parlare dell'età. Noi da adesso a mercoledì dobbiamo sprecare ogni energia per recuperare energie e per creare soluzioni. Poi il resto, giovani, non l'abbiamo mai tirato fuori e non tirerà fuori neanche adesso. Non dobbiamo solo pensare ad affrontare nel miglior dei modi una partita difficile, come l'abbiamo fatto tante altre, e con l'idea di giocarcela fino in fondo. Purtroppo questa non possiamo rigiocarla, è andata nel peggiore dei modi, però allo stesso tempo dobbiamo guardare avanti. Ecco. Senta, un paio di questioni. La prima è capire la sostituzione di Amatucci nell'intervallo, quindi con Faticanti, e poi se adesso appunto ci sono 9 punti ancora da giocare, 3 partite, se può essere più importante l'esperienza o magari come dire, la verve dei giovani in questa fase. Allora, loro hanno giocato in maniera diversa
rispetto ad altre gare perché hanno giocato col 3-4-2-1 e il primo tempo tante volte era libero e abbiamo cercato male a Matucci perché giocando in questa maniera non avevamo i tre difensori liberi ma avevamo il play, sapendo che appunto gli sviluppi che erano simili al secondo tempo, ho messo un giocatore che dal punto di vista delle verticalizzazioni, delle impostazioni di gioco è più a caratteristiche diverse da Matucci, però sicuramente importanti, e credo che sia entrato molto bene Faticanti con due o tre anticipi e giocate di prima importanti. Quindi l'idea era utilizzare, non è una bocciatura nei confronti di Lorenzo, però sapendo che c'erano anche caratteristiche diverse e quella era una zona che potevamo sfruttare meglio, ho cercato di mettere caratteristiche secondo me che potevano essere migliori in quel momento. Sul discorso esperienza, quello risposto adesso, per me non esiste esperienza, non esperienza. Dobbiamo trovare soluzioni, recuperare energie, capire come stanno certi giocatori, perché Pitti ha bisogno di tempo, oggi non stava bene e dobbiamo recuperarlo, dobbiamo recuperare anche chi non ha giocato, non è che, dobbiamo trovare tante alternative in poco tempo e farlo nel migliore dei modi. Mister, buonasera. Buonasera. Ovviamente la partita, se guardiamo il risultato, racconta che la Ternana esce sconfitta. Dal punto di vista della prestazione non mi è parso di vedere una squadra, l'Ascoli parlo, così superiore rispetto alla Ternana. È indubbio che c'erano delle problematiche nel reparto arretrato e quindi ovviamente la dovete gestire, ma non sono giustificazioni. Ora bisogna cercare di fare punti e quindi credo scendere in campo con la consapevolezza che serve il risultato. La domanda è: questa squadra può osare di più nell'atteggiamento tattico in campo mantenendo però un equilibrio? Cioè lei potrebbe osare di più dal punto di vista offensivo senza perdere l'equilibrio con i giocatori che ha a disposizione? Quindi mettendo giocatori più offensivi? Sì, giocatori, esatto. Allora, l'idea c'era anche oggi, perché quando ho fatto scaldare Di Stefano, la prima idea era di metterlo in mezzala anche. Però oggi è una partita che sì, è vero che proviamo per vincere, però anche un pareggio non era completamente, secondo me, da buttare via. E quindi far tanti, anche sbilanciarsi, secondo me poteva essere un pericolo, perché poi dopo dietro ai cambi ci sono tanti sviluppi. Quindi il problema è che tu hai preso gol all'89esimo e quando dopo puoi poco fare, sia per i cambi sia per il tempo, puoi far poco. Io credo che noi possiamo avere più giocatori offensivi ed è capitato perché appunto ci sono stati, ma non credo, per come è sviluppata la partita, che fosse il caso di farlo, ma non perché non mi piace averli, perché in ogni caso credo che anche il pareggio poteva essere un obiettivo nostro, purtroppo poi dopo non è andata così. Mister, allora mettiamolo un attimo così, allora la partita di oggi è andata perché quella prossima col Sud Tirolo è vicinissima, mercoledì è un'infrasettimanale. E però c'è un aspetto, no? Che altre volte abbiamo commentato qui in questa sede, risultati deludenti, non soddisfacenti, però poi dopo si è andato sempre nella gara successiva a fare qualcosa di importante, anche delle vittorie importanti successive a momenti come questo. Può essere questo un buon viatico e quanto stavolta può essere più o meno complicato rispetto ad altre volte, visto che c'è un'infrasettimanale, anche se era infrasettimanale anche Palermo? La squadra ha dimostrato nel passato, anche recente, di avere questo tipo di caratteristica. Certo che non è scontato, non è basta dire lo facciamo, bisogna anche poi dopo prepararla e volerlo tutti assieme. Infatti l'idea, quello che ho detto prima, è che questi giorni non devono essere, certo, sicuramente sono anche giorni di analisi, ma soprattutto sono dei giorni di recupero di energie e di preparazione a una gara che diventa sempre più fondamentale. Mister, buonasera. Buonasera. Mi rifaccio un po' la domanda della collega. Fino ad oggi per esempio un pareggio poteva bastare perché teneva a debita distanza l'Ascoli e in più insomma si saliva in graduatoria. Le chiedo, da oggi in poi però bisogna vincere e da questo punto di vista cambierà l'atteggiamento della Ternana non so, invece di una punta a due punte? Possibile cambiare davanti qualcosa in più?
Ah sì, però con quelle stesse punte abbiamo fatto 4 punti fuori casa meritando ne 6, quindi non è che... Sì, però soltanto che allora c'erano ancora 6 partite da giocare e adesso sono rimaste 3. Uno, quando io l'ho detto e lo continuo a ripetere, nel mio modo di preparare le partite c'è sempre la ricerca della vittoria. Logico che meno diminuiscono, cioè più diminuiscono, e più devi creare anche alternative che puoi, dove puoi anche inserire certamente giocatori più offensivi. Però la partita dura 90 minuti, quindi va letta in tante maniere e con tanti tipi di interpretazioni. Non è detto che quando hai un attaccante in più attacchi di più, Certo. Certamente, però l'abbiamo fatto, abbiamo poi giocatori secondo me molto duttili, perché sia Di Stefano per certi versi, che può far sia il quinto che anche secondo me a mezzala, o sia anche Gaston Pereiro per altri versi che può fare a mezza punta, certamente possiamo fare anche questo tipo di interpretazione. È logico che non credo che questo sia il problema maggiore, ecco. Dobbiamo, però in ogni caso cercheremo di mettere più alternative possibili. Qual è il problema maggiore a cui si riferisce? No, dobbiamo fare punti, quindi in tante maniere, quindi non, è che, non dobbiamo subire i gol, dobbiamo farli, ecco, basta. Il problema maggiore è sfruttare bene queste 3 opportunità che abbiamo. Mister, buonasera. Mi volevo soffermare su 2 aspetti cruciali della partita. Uno, il gol sbagliato, tra virgolette, diciamo così, di Casasola con il tiro a pochi centimetri, quindi è andato poi sul palo. E poi anche l'errore, forse la distrazione, no, nel gol dell'Ascoli, lasciando Bellucci da solo. E poi anche, insomma, Botteghini che ha anticipato un difensore, adesso non mi ricordo chi. Cioè, due piccole sbavature che comunque pesano. Quando gli episodi fanno sempre la differenza, cioè al di là della prestazione, poi dopo c'è l'episodio che porta il risultato da una parte o dall'altra. E adesso io voglio anche rivederli, dico di Thiago, che io appunto non ho mai criminalizzato un gesto tecnico, certamente speravo andasse meglio, però non è che posso mettere, non mi piace mettere la croce addosso a nessuno. E sul discorso del corner voglio rivederlo un pochino meglio, perché erano state date delle indicazioni, voglio vedere un po' com'è andata. Vabbè, sono cose più nostre, che non è che dobbiamo trovare colpevoli in questi momenti. No, bella logica, che quando poi dopo fai anche i cambi bisogna anche rimodulare tutto quanto, quindi bisogna fare un'analisi un pochino più completa. Mister, scusi, ritorno su un episodio. C'è stato il primo tempo, ma non per cercare alibi, come giustamente lei dice sempre e sottolinea sempre, non voglio alibi, però c'è stato un episodio in area di rigore, colpo di testa di Casasola, quando Lucchesi poi si è attaccato con Mantovani, e c'era Bellucci, braccio largo, palla sul braccio. Non avete parlato? No, io l'ho proprio vista. Non lo so. I giocatori, i ragazzi non hanno detto niente nell'intervallo. No, non so niente, non l'ho proprio vista. Lucchesi ha provato a protestare, ma da solo. Altre domande? Grazie. Arrivederci.